Un'esercitazione di protezione civile nel territorio del comune di Arezzo, tanti uomini e mezzi al lavoro proprio per verificare che, insomma, quando c'è la vera emergenza tutto funzioni come si deve. In tutto 5 i punti in cui appunto è stata effettuata questa esercitazione. Noi però adesso ci troviamo alla sede della Croce Rossa Italiana, dove c'è la centrale operativa. Questo è il cervello dell'operazione protezione civile della Croce Rossa, delle emergenze, che in questo momento arrivano tutte le richieste di intervento da fare e di qui le coordiniamo. Sicché la retina possono tranquillamente continuare a essere tranquilli. Anche un drone è stato impegnato nell'esercitazione, ha sorvolato sopra le casse di espansione del bicchieraia e sempre nel bicchieraia è stato effettuato il recupero di una persona dal torrente. Vai, tira, 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 assicurare il paziente con la cinghia nera, dopo, assicurati a lui. Ascolta, vai di là e ti assicuri a lui. Siamo andati a recuperare un ferito che è cascato in un posto inaccessibile. Abbiamo costruito una teleferica. La teleferica serve altro che portare la barella nel punto del burrone del calanco che si trova alla nostra sinistra. Abbiamo riportato in posizione che è possibile l'accesso di un'ambulanza per portarlo in ospedale. Ora per radio comunica la partenza. Mentre la ricerca di un disperso è stata ambientata sul colle di San Cornelio. Sempre nella stessa location è stato affrontato anche la risoluzione di una situazione di isolamento di alcune persone e infine la simulazione dell'allagamento avvenuta in corrispondenza del sottopasso di Via Arno, dove è stata posizionata una vasca contenente 7 metri cubi di acqua. Si sta allestendo una vasca che normalmente è utilizzata per scopi antincendio. La riempiamo d'acqua, di modo che questa massa d'acqua simula la presenza di acqua nel sottopasso e quindi consente al mezzo della Croce Rossa di intervenire e verificare la completa funzionalità e i tempi di intervento della loro idrovora.